I nuovi contagi causati anche e soprattutto da soggetti di rientro da viaggi all'estero, nella giornata di ieri hanno portato ad una nuova ordinanza del governatore della campagna, Vincenzo De Luca. Il nuovo provvedimento, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio, impone a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, fino al 31 agosto 2020, facciano rientro da vacanze dall'estero, contratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di segnalarsi entro 24 ore. Al competente dipartimento di prevenzione dell'ASL al fine della somministrazione di test sierologici e o Tamponi decisa in merito alla posizione del governatore della campagna Vincenzo De Luca. Registriamo due fenomeni gravi, ha spiegato De Luca: l'abbassamento forte dell'età dei contagiati ed il dilagare dei contagi importati da altri paesi anche da parte di nostri connazionali. Rivolgo al governo una richiesta precisa: si organizzi ad Oras un piano specifico di controlli capillari che mobiliti in maniera massiccia e quotidiana tutte le forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme. Anticovid è impensabile che si possa gestire con efficacia questa fase transitoria senza questi interventi. L'assenza di un tale piano, ha concluso De Luca, unito a comportamenti irresponsabili di singoli cittadini e operatori, porterà ad una nuova esplosione del contagio. Ho detto ripetutamente e ripeto, in queste condizioni c'è il rischio di non arrivare neanche a settembre con il nuovo anno scolastico alle porte.